Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Benessere Bellessere, la rubrica che va in onda su Meravigliosamente Serena, l'Alchimista TV e Border Nights. E ovviamente do subito il benvenuto a Perry Falbo. Ciao Perry! Ciao Serena, ciao a tutti! Come sempre benvenuto Perry, ne approfittiamo anche per salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma anche che ci ascolteranno poi in differita. E allora io do anche il benvenuto alla nostra ospite di questa sera, che è un graditissimo ritorno. E qui con noi Gaia Shamanel. Ciao Gaia, benvenuta. Ciao a tutti, grazie, il ritorno è graditissimo e sono veramente felice di essere qui con voi. Grazie di cuore a voi e a tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno. Grazie Gaia. Allora, anche stavolta, come l'altra volta, abbiamo scelto un argomento bello impegnativo, diciamo così, Gaia. Allora, iniziazione alla grande Dea Madre, che se non erro è anche il titolo del tuo ultimo libro. So che ce l'hai lì con te, vogliamo farlo vedere? Eccolo qui. Eccolo là. La luce, beh, la luce della Dea, eccolo. Eccolo. Editato da Anima Edizioni, e quindi insomma un saluto anche a Jonathan, visto che ci siamo, ne approfittiamo. Allora, Gaia, innanzitutto io vorrei partire da due aspetti sicuramente molto impegnativi da trattare, che sono proprio il titolo del tuo libro, ovvero uno è l'aspetto della iniziazione e l'altro è l'aspetto della Dea Madre. Allora, innanzitutto, chi è la Dea Madre e perché è così importante per l'umanità? Allora, intanto ti ringrazio per queste due domande bellissime. La prima soprattutto mi riempie il cuore di gioia, perché io adoro parlare della grande Dea Madre e anche del grande Dio Padre, che però non è oggetto di questo libro, magari di un futuro prossimo. Lo è stato in altri libri precedenti. Allora, la grande Scusami Gaia se ti interrompo subito, anche perché c'è tanta confusione, perché Dio Padre richiama sempre l'aspetto della Chiesa Cattolica, quindi di una religione vera e propria. La Dea Madre richiama sempre questo, come posso dire, l'esaltazione di quello che è un femminile che poi diventa femminismo. Ecco, quindi fare anche chiarezza su questi due aspetti è importante, però come dici tu, oggi ci concentriamo su quello che è l'aspetto della Dea Madre. Grazie. Aia. Comunque grazie a te, la riflessione è molto profonda e togliamo subito ogni dubbio. Allora, certo, naturalmente il Dio Padre e la Dea Madre sono stati anche richiamati nel tempo da filosofie, da religioni, da movimenti politici, perché no? Ma è anche forse normale che sia così, perché chi sono il Padre Divino e la Madre Divina? Oppure, come si chiamano anche il grande Dio Padre e la grande Dea Madre? Sono i due aspetti che noi come esseri umani vediamo come aspetto femminile, come aspetto maschile, di quella forza direi sconosciuta e inconoscibile che è la grande sorgente di amore universale, la sorgente suprema, quella che ha creato tutto. Noi chiaramente nella nostra mentalità umana non riusciamo a concepire realmente questa grandissima forza, questa intelligenza stratosferica che ha creato l'universo, anzi, come dovremmo dire oggi, che ha creato il multiverso, visto che ormai anche in fisica quantistica si parla di multiverso. Come ben sapete, io sono una storica delle religioni, ma insegno anche all'interno di questo contesto fisica quantistica. Questa forza suprema, questa meravigliosa intelligenza, ha creato il tutto e ognuno la chiama e l'ha chiamata nel corso del tempo con nomi sempre nuovi, perché chiaramente non conosciamo il suo nome. Ma l'essere umano che da sempre nasce con due riferimenti fondamentali nella sua vita, che sono il papà e la mamma, non si scappa. Tutti hanno sicuramente un papà e una mamma, anche se magari non sempre vengono conosciuti, anche se magari in alcuni casi si passa delle traversie, magari si lasciano i genitori originari perché vengono persi, si conoscono nuovi genitori adottivi. In ogni caso, il papà e la mamma sono
i pilastri, no? Le colonne dalle quali noi siamo provenuti. E quindi che cosa succede? Succede che la sorgente, come qualcosa di inconoscibile e indescrivibile, è sempre stato venerato, amato, chiamato con i nomi più semplici, che sono padre e madre. Perciò noi, in realtà, anche al di là della Chiesa Cattolica, in tutte le religioni anche le più antiche, le religioni pagane, le religioni ancestrali, tradizionali, l'induismo, il buddismo, le religioni degli antichi dei messicani, tutto quello che vi viene in mente, tutte le religioni hanno sempre, in modi magari diversi, chiamandoli con nomi diversi, un grande padre e una grande madre. E questo libro si concentra naturalmente, come abbiamo detto, in particolare sulla grande madre, cioè sul volto femminile della sorgente. Quel volto che ci ricorda un po' le nostre mamme, no? Oppure noi stessi se siamo mamme, quindi la dolcezza, la delicatezza, l'accudimento, l'amore avvolgente, quello che dà proprio la mamma al proprio bambino, no? Il nutrimento, quindi la nutrizione, l'educazione, nel senso del prendersi cura della crescita degli esseri, qualsiasi essere. Esseri umani, piante, animali, no? Pensiamo se qualcuno di noi a casa ha i cagnolini, i gattini, gli uccellini o tutti i vari animaletti domestici, come ci si sente un po' mamme e papà verso questi nostri piccoli amici, no? Ecco, è la stessa cosa. La grande madre è il volto femminile della sorgente che incarna tutto questo. E soprattutto incarna una cosa fondamentale, che è quella propria di tutte le mamme. Le mamme biologiche, ma anche le mamme in realtà adottive, la capacità di creare, di generare. La grande dea è il grembo dal quale tutto nasce. Le antiche tradizioni, ma anche in realtà quelle meno antiche, pensiamo a tutta la linea esoterica, gnostica, anche dei nostri tempi, raccontano una storia bellissima che a me piace sempre raccontare quando parlo di questo libro, che è la creazione del mondo. Ok, ognuno dichiara che il mondo è stato dichiarato in un modo o in un altro, declina, diciamo, i dettagli poi in modo diverso, ma c'è sempre una base. E questa base è la seguente: il grande Dio Padre, cioè il volto maschile della sorgente, l'intelletto, la logica, proprio la capacità programmatica, tutto quello che per noi sarebbe un po' l'emisfero sinistro, via, se vogliamo parlare di emisferi, il grande Dio Padre ha avuto l'idea di creare il multiverso, i vari universi. E chi realizza questa idea? La Dea Madre, attraverso il suo grembo. Nel suo grembo, proprio come le nostre mamme, piano piano genera in multiverso e alla fine lo dà alla luce, lo partorisce. Quindi noi siamo, come parte dell'universo, figli del papà, del grande padre divino che ha avuto l'idea di noi e di tutto quello che ci circonda, e figli della grande dea madre che ci ha proprio, diciamo così, messi al mondo. Quindi la grande dea madre è l'utero cosmico, il grembo, nel quale tutti siamo costantemente inseriti. Perciò noi adesso che stiamo chiacchierando qui e i ragazzi, le ragazze, le persone che ci stanno guardando e ci guarderanno, non lo sappiamo, ma in realtà siamo all'interno di un luogo sacro che è grande come l'intero multiverso. Siamo all'interno del grembo della Dea. Siamo all'interno della grande pancia, della grande mamma. Questo luogo sacro protetto, dove comunque anche davanti alle difficoltà, alle sfide della vita, c'è l'amore, c'è il caldo. Avete presente, no, il bambino dentro la pancia della mamma, ma vale anche per il gattino dentro la pancia della gatta e via dicendo, no? Ecco, siamo chiusi, protetti, amati, nutriti, scaldati. Ecco, e allo stesso modo noi lo siamo in questo momento, senza nemmeno accorgerci, senza coscienza. E questo libro vuole proprio metterci in connessione con questo grembo sacro, con questa grande madre che ci ama, che ci nutre e che soprattutto, come tra un pochino spiegherò,
ci assiste in tutta la nostra vita, ci guida proprio come una mamma, no? Proprio come le nostre care mamme. Ci guida, ci dà una mano, ci corregge ogni tanto se abbiamo bisogno di riprendere un attimo la retta via, diciamo così, e ci dà tutto quello che ci serve. Nutrimento, amore, accudimento fisico. Quindi questo libro è un libro che non solo parla della Dea in termini teorici, ma soprattutto in termini pratici. È un libro che ci aiuta a entrare in connessione con la Dea attraverso l'iniziazione, che adesso spiegheremo, per ricevere i suoi 13 doni. Io ne ho scritti 13, ma in realtà sarebbero infiniti. Sono tutti i doni più belli che possiamo immaginare. Quindi la salute, il benessere o la guarigione quando non siamo perfettamente in armonia, l'abbondanza, l'amore intorno a noi nelle varie relazioni, le relazioni diciamo di coppia ma non solo, le relazioni amicali, le relazioni familiari, la crescita spirituale. Ci sono tanti doni molto interessanti anche che sono poco valutati, per esempio la capacità di affrontare i cambiamenti. Pantarei, tutto scorre, no? Dicevano gli antichi, i buddisti dicono tutto cambia. E noi davanti al cambiamento spesso siamo un po' disorientati e la Dea è la grande maestra dei cambiamenti. Perché? Perché la creazione è un continuo cambiamento, quindi chi meglio di lei riesce a darci una mano su questo. E poi ci sono tanti altri bellissimi doni, il perdono, lo sviluppo delle capacità extrasensoriali, canalizzazione, channeling, medianità, chiaroveggenza, chi più, più ne ha più ne mette, insomma. Ecco, tutti questi doni sono doni che la Dea ci fornisce, ci offre se noi li vogliamo, attraverso se stessa e attraverso le sue dee, le ancelle, le grandi dee delle grandi religioni che sono state venerate nel tempo e che non sono nient'altro che aspetti di lei. E noi possiamo entrare in connessione con questa grande potenza divina, che è proprio quella della Dea, di tutte le Dee che sono parte di lei e dei loro meravigliosi doni, tramite l'iniziazione. Allora, prima di andare a parlare di questa iniziazione, Gaia, io voglio farti una domanda molto personale, ovvero, come ci si sente a portare questo nome che rappresenta l'anima della natura? Sì, forse era un po' il destino, no? Che io scrivessi ad un certo punto il libro sulla Dea, a parte il fatto che io, come storica delle religioni, studio questo da sempre. Insomma, sono ormai 30 anni, non so neanche più, forse 35 giù lì. Penso di aver iniziato a studiare le realtà metafisiche forse intorno agli 8-10 anni, quindi insomma ne è passato un bel po' di tempo. Quindi la Dea e il grande Dio Padre, le divinità, il soprannaturale, la mistica sono sempre state nelle mie corde e forse anche grazie al nome che è stato dato a me dai miei genitori. Chi lo sa, io mi chiamo Gaia e quindi Gaia proprio all'anagrafe. La mia mamma me lo diede perché diceva che Gaia si sperava mi avrebbe portato fortuna, perché Gaia significa gioia, infatti la radice è anche la medesima, ma significa anche Gaia come Dea Gaia, la grande madre del mondo greco-romano, del mondo anche orientale, e la grande Dea Madre che noi conosciamo come la Madre Terra. Il nostro pianeta si chiama Gaia, no? Sapete che adesso anche i movimenti ambientalisti utilizzano molto la parola Gaia per definire il pianeta Terra, perché una volta si identificava, forse anche in parte adesso, no? Il grande Dio Padre con il cielo e la grande Dea Madre con la Terra. Quindi Gaia è la grande Dea Madre in generale che ha creato il tutto, ma è anche nello specifico la nostra Madre Terra, perché per gli antichi il concetto di universo era un po' difficile da capire, si capiva invece il pianeta che ci dà il cibo, che ci dà il riparo, che ci dà la pioggia, l'acqua, tutto quello che ci serve. E quindi è un grande onore per me portare il suo nome ed è un grande onore per me quindi parlare di lei attraverso questo libro, attraverso tutti i libri che ho scritto, anche attraverso tutte le ricerche che faccio all'interno delle varie religioni. Per esempio nel cristianesimo sono specializzata, fra le altre cose, in mariologia e in giosefologia, quindi lo studio di Maria, che è la grande madre della tradizione cattolica, e San Giuseppe, che è il suo sposo, diciamo, umano. All'interno delle altre religioni, tutti sanno quanto io ami, per esempio, Tara, la grande dea della tradizione buddista, Durga, della tradizione induista. Tutte le religioni, in realtà, no, hanno questa grande dea. La religione ancestrale, quella più antica, le religioni sciamaniche, credono appunto nella Madre Terra, di cui fortunatamente porto anche il nome. Tutto questo è confluito in questo libro in qualche modo. Questo libro parla della Dea ad ampio raggio,
Quindi andiamo proprio a scoprire questi 13 doni a fronte però di 12 dee di tutte le varie tradizioni. Quindi da Maria a Tara, alle dee di tutte le regioni che vi possono venire in mente, la Madre Terra, eccetera, eccetera, le trovate tutte qui nel libro. Tutte, non proprio tutte, perché le dee della tradizione umana sono, credo, infinite. Ecco, ogni religione ne ha almeno una, da una in su. Pensate soltanto i greco-romani, che sono quelli che conosciamo meglio, quante dee avevano, no? Artemide, poi chiamata Diana, Cibele, perché veniva dalla Frigia, dalla parte di là, Vesta, Era, eccetera, eccetera. Ce ne sono migliaia di dee. Io ho fatto un po' un riassuntino, diciamo così. Perché poi tutte queste dee si possono vedere in due modi diversi, ok? Si possono vedere come entità differenti, che nel corso del tempo sono venute qui sulla Terra o comunque si sono manifestate per portare il messaggio della Dea e che hanno dentro di loro una scintillina, un frammento, diciamo, della Dea. Possiamo vederle quindi tutte distinte o possiamo vederle tutte nomi, sfaccettature della stessa Dea. Quindi la stessa Dea che si incarna più volte. Questa è un po' una scelta personale, però cambia poco, perché alla fine quello che conta è la relazione d'amore che noi intessiamo con la Dea e con le Dee. È come un po', Gaia, dire, sono un po' tutte le maschere che noi portiamo, ovvero quando noi diciamo, che ne so, io sono mamma, io sono un'imprenditrice, io sono tutte sfaccettature, ma in realtà sono sempre io. Quindi dipende dal contesto, quello che sto sviluppando appunto in quel contesto, in quel momento. E quindi questo aspetto di cui hai parlato, cioè è come è tutto ed è uno, come si suol sempre dire, no? E vale anche appunto, tra virgolette, al femminile, come tutto è uno, ma anche tutto è una. Scusa, Perry. Poi si potrebbe dire che tutti noi possiamo incarnare magari questi tipi di energie, queste idee magari a un livello superiore, incarnato l'energia della Dea, e per ogni popolo l'hanno trasmessa a seconda delle necessità e delle abitudini di quel popolo, e come noi possiamo tutti incarnare questo tipo di energia del Dio Padre. In questo mi vengono in mente i maestri, per esempio, vari maestri incarnano poi alla fine l'energia del Dio Padre, e le maestre incarnano l'energia della Dea Madre. Certamente, Pier, hai detto una cosa profondissima che hai anticipato, l'avrei detta io tra poco, esattamente. Noi portiamo come maestri, ma come ciascuno di noi, come ogni piccolo essere della creazione, portiamo dentro, facciamo questa metafora, i geni dei nostri genitori divini. Quindi noi siamo stati creati dal Padre Divino e dalla Madre Divina, come tutto ciò che ci circonda, e quindi portiamo la loro potenza e la loro presenza dentro di noi, proprio come un bambino porta, insomma, il DNA dei propri genitori, no? O anche nel caso dei genitori adottivi, sapete che a un certo punto i bambini, si è visto dagli studi psicologici, che cominciano ad assomigliare ai loro genitori adottivi, incredibilmente, no? Ecco, ed è la stessa cosa, cioè noi abbiamo dentro la potenza della Dea e la potenza del Dio Padre. Ecco perché noi oggi possiamo entrare in connessione abbastanza facilmente, in realtà, se abbiamo gli strumenti, con queste grandi potenze. Se abbiamo gli strumenti possiamo entrare in connessione perché sono dentro di noi, solo che, diciamo, non ce lo insegnano sempre a scuola, no? Come fare? E questo libro risponde proprio a questa domanda. Come faccio io, donna, o anche uomo, o anche non definito, perché qualsiasi essere di qualsiasi natura è figlio del Dio e della Dea, come faccio io a risvegliare la Dea, in questo caso, che c'è dentro di me? Come faccio a risvegliare tutte queste meravigliose idee? Come faccio a risvegliare questi archetipi, direbbero gli junghiani, ma come faccio a risvegliare questa magia, direbbero gli sciamani o i maghi, gli esoteristi? Come faccio a risvegliare questi poteri, questi doni? Ecco, il libro vuole proprio essere un percorso in questa direzione. Attraverso l'iniziazione noi siamo guidati non solo a conoscere, un po' così come stiamo chiacchierando adesso, a livello teorico, chi è la grande madre, le grandi madri, ma anche a risvegliare il loro potere dentro di noi e a richiamarlo,
dentro di noi. Quindi risvegliare quello che già c'è e richiamare quello che può essere ancora ulteriormente richiamato e potenziato. Quindi il libro prevede proprio una piccolissima procedura, ma è bellissima, è facile, è semplice, una meditazione che si può fare, una preghiera, un rituale, potete chiamarlo come volete, ma è molto molto semplice, che è un rituale iniziatico, cioè ci inizia a ricevere il potere della Dea dentro di noi o a risvegliare il potere della Dea che è già dentro di noi. Questo rito, questa preghiera, quando viene recitata con cuore, naturalmente con intenzione, che cosa fa? Praticamente crea un ponte tra la nostra parte, diciamo, umana e la nostra parte divina, e tra noi e il divino in generale. Crea questo ponte attraverso il quale si può risvegliare la potenza della Dea dentro di noi. L'iniziazione è un concetto caro a tutte le tradizioni religiose. La gente non lo sa, ma tutte le religioni, sia quelle esoteriche, un pochettino più magiche, ma sia anche quelle proprio esoteriche, quelle che vediamo tutti i giorni, sono tutte religioni iniziatiche. Nel cristianesimo ci sono i grandi riti iniziatici, che fanno tutti i cattolici, fanno il battesimo è un rito di iniziazione a tutti gli effetti, la cresima, la comunione, ok? Poi c'è tutta la parte, diciamo, orientale, le iniziazioni, per esempio, del buddismo Vajrayana, sono proprio dei trasferimenti di potere, questa è la traduzione della parola iniziazione in sanscrito, in tibetano, trasmissione di potere, cioè il maestro dona l'iniziazione alla persona mettendola in connessione con una certa divinità, che anche qui può essere un aspetto della Dea o del Dio, e la persona riceve la potenza della divinità dentro di sé, oppure risveglia la potenza che è già dentro di sé. E così tutte le religioni che conoscete, tutte hanno i loro riti iniziatici, le religioni pagane, le religioni antiche, le religioni della terra, tutte hanno le loro iniziazioni, ok? Perché l'iniziazione è un iniziarsi, un iniziare un nuovo sé in connessione al potere divino. E l'iniziazione che noi riceviamo qui non ha bisogno di essere data da un maestro o da una maestra, ok? Poi naturalmente chi desidera può sempre chiedere l'iniziazione a me o a chi l'ha già ricevuta, però è un'iniziazione che viene donata direttamente dalla Grande Madre. Quindi quando noi leggiamo e mettiamo in pratica questo piccolo rituale iniziatico, noi siamo in connessione con la sorgente. La sorgente attiva in noi il potere della Dea, tutti i poteri. E una volta che noi abbiamo ricevuto questa iniziazione, ci sentiamo bene, ci sentiamo potenti, perché? Perché c'è tutta questa energia divina che è scesa dentro di noi o che si è riattivata, tutti i nostri chakra, per chi segue le medicine naturali, tutti i nostri meridiani si sono accesi come delle lampadine, tutti i nostri organi, le nostre cellule, perché è come un fiume, una meravigliosa onda di energia divina che ci avvolge. Questa è l'iniziazione. E dopo l'iniziazione inizia il bello, perché essendoci portati sulle giuste frequenze, diciamo così, della Dea, possiamo fare dei lavori meravigliosi. Allora qui iniziano proprio i lavori con le 12 Dee che io ho scelto, ognuna ha i suoi nomi, ognuna ha i suoi doni, ognuna ha la sua storia, molto bello anche da leggere, no? Perché racconto in poche pagine tante storie interessanti. E attraverso questi lavori che noi possiamo fare con le Dee possiamo appunto attivare in noi tutti i doni vari di cui io ho parlato, il perdono, l'amore, l'abbondanza finanziaria, che è una cosa sempre legata alla Dea, no? Perché la Dea è la nutrice, come noi sappiamo, la salute, la saggezza, la forza, il perdono, che ho già detto prima, insomma, tutte queste meravigliose componenti della nostra vita possono diventare un potenziamento da parte delle Dee tramite esattamente l'iniziazione. Ma questi doni sono legati un po' anche ai cicli lunari, perché anche la luna è l'elemento femminile. Certo, assolutamente. Allora io parlo della luna abbastanza limitatamente in questo libro, perché appunto farne uno più specifico più avanti, però chi studia queste cose sa che la Dea è sempre stata legata anche proprio a livello archetipale a due elementi fondamentali, la terra, come abbiamo detto, la madre terra e la madre luna. Quando gli antichi guardavano il cielo, siccome noi abbiamo la fortuna come pianeta, e non è una fortuna di tutti i pianeti, di avere due corpi celesti molto
potenti, diciamo, presenti nel nostro cielo, che sono il Sole e la Luna, è stato molto semplice per gli antichi identificare il Sole, la potenza solare con il Padre Celeste e la potenza lunare con la Madre Celeste, con la Madre Divina. Quindi noi oggi possiamo vedere la Grande Madre in tantissime modalità, tra cui anche la Terra e la Luna. E quindi la Luna è quasi sempre non in tutte le religioni, per esempio nell'induismo c'è un'eccezione, però nella maggior parte delle religioni la Luna è considerata esponente della grande Dea Madre, mentre nell'induismo c'è Chandra è maschile, però in generale è sempre la Dea. Ed infatti la Luna ha anche per esempio una relazione col mondo femminile, no? Se pensiamo al ciclo mestruale, è molto allineato con la Luna, ha le stesse identiche fasi della luna, luna piena, luna nuova, crescente, calante, sono proprio le fasi dell'ovulazione. Non a caso il mese lunare nel nostro calendario è di 28 giorni, che guarda la casualità, è esattamente anche il ciclo della donna. E non solo, la luna influenza le maree, e il mare è un altro elemento spesso collegato col femminile, perché è l'acqua cosmica, no? La placenta nella quale il bambino è inserito è metafora dell'acqua cosmica, del mare dal quale tutto è derivato, il brodo primordiale, come dicono gli scienziati. Quindi certo, la Luna è collegata. In questo libro io non codifico le ritualità in base alle fasi lunari, perché è un lavoro aggiuntivo, avanzato, che si può sempre fare però. Perciò non vi preoccupate, se non conoscete le fasi lunari, non sapete come lavorare con la Luna, non c'è problema, perché con le Dee potete lavorare a prescindere. Certo che se avete già qualche conoscenza sulla Luna, e se andate a vedere nei miei precedenti libri, soprattutto il Mago Quantico, io parlo di questo, delle varie fasi, potete andare a mescolare le cose. A tal proposito ricordo che i miei libri precedenti, tutti, sono perfettamente allineati con questo libro nuovo. Quindi, parlando degli ultimi, Mago Quantico, Magia Quantica, Portali Quantici, sono tutti libri che parlano sempre del nostro risveglio, dei doni che possiamo ricevere dall'universo attraverso i portali quantici oppure attraverso i rituali di magia quantica, ma è tutto perfettamente integrabile, ed è integrabile anche con questo libro, Iniziazione alla Grande Dea Madre, perché sono sempre energie di luce. Quindi se avete già nella vostra biblioteca i miei libri, divertitevi anche a mescolare, ok? Magari fare un piccolo rito alla Dea insieme a un rito di magia quantica, oppure entrare in un portale quantico avendo prima o dopo fatto una piccola preghiera o connessione alla Dea di riferimento che vi piace in quel momento. Ecco, mescolate con creatività, perché la Dea è creatività. E quindi quale miglior modo di onorare la Dea usando anche la nostra creatività magica? Grazie Gaia, tutto veramente molto molto affascinante. Allora, ti ho ascoltato con molta attenzione finché parlavi proprio dell'iniziazione, perché chi mi conosce, chi mi segue, sa che per me è un argomento importantissimo, perché spesso e volentieri l'iniziazione, che sia in un senso, che sia in un altro, però viene sempre trascurata. A volte mi viene detto, beh, ma che serve l'iniziazione? Quando tu mi dai le conoscenze, sono a posto. In realtà non viene compreso questa trasmissione che viene data, un po' la chiave per poter accedere a quella capacità di connettersi col divino per quanto riguarda quella parte, quella... È un po' la chiave di una porta, ce ne sono tante, quindi noi abbiamo tante porte d'ingresso, però se entriamo da quella porta siamo in quella stanza. Non so se tu condividi questo aspetto, Gaia, perché come dicevi tu, no? Questa iniziazione si può fare con la preghiera, con il rituale, ricevendolo direttamente anche da te o da altre persone, però... Io ritengo che l'iniziazione sia qualcosa di fondamentale, proprio perché è come la trasmissione da bocca a orecchio, da maestro a iniziato, da maestro a discepolo, non so come dire. Tu come la senti, come la percepisci questa cosa? Assolutamente, guarda, hai detto delle parole meravigliose che sposo magnificamente, no? La chiave per una porta. Allora, certo, è logico che la conoscenza è a disposizione di tutti.
aspetti, ma questo ce lo insegna anche, per esempio, l'arcangelo Raziel, no? L'arcangelo della conoscenza suprema, anche della conoscenza esoterica, che ci dice che la conoscenza è tutta intorno a noi, è qui pronta per essere accolta dentro di noi. Certo, la conoscenza è aperta a tutti, fortunatamente il multiverso è democratico, tutti possono accedere. Però qual è la potenza di fare un rituale iniziatico, qualsiasi esso sia, per esempio in questo caso l'iniziazione alla Dea? L'iniziazione è un momento in cui le nostre vibrazioni, le nostre cellule, i nostri corpi fisici ma anche sottili cominciano appunto a vibrare ad una certa frequenza, ok? Che è proprio esattamente la frequenza di ciò di cui stiamo ricevendo l'iniziazione, in questo caso della grande Dea Madre. È come avere una radio. È vero che la radio può prendere tutte le frequenze, no? Dalle frequenze del 98 al 108, mi sembra che siano quelle italiane, l'FM, no? Più la M, le onde medie, eccetera. È vero che noi possiamo ricevere potenzialmente tutto, ma se abbiamo una buona radio ben, diciamo, settata su quella determinata frequenza, e beh, sentiremo molto meglio, no? È chiaro. Quindi l'iniziazione è un settarci, un predisporci a livello intanto emotivo, interiore e psichico, che è sempre una dimensione molto importante, ma anche a livello mistico, anche a livello energetico, vibrazionale, all'oggetto o al soggetto della nostra iniziazione. Quindi è vero che la Dea Madre c'è per tutti, anche senza bisogno di iniziazioni. Okay? Dio, il Dio e la Dea ci ama incondizionatamente, gli animaletti non hanno le iniziazioni eppure sono amati e accuditi dalla Dea. Ecco, però noi abbiamo una chance in più, noi siamo diciamo esseri con un'intelligenza molto sviluppata, con la capacità di intelligere le realtà. E allora usiamo questo dono, abbiamo la possibilità di ricevere iniziazioni nella vita. Qualsiasi iniziazione sia. Voi sapete che anche i miei precedenti libri sono tutti iniziatici. Se prendete portali quantici riceverete l'iniziazione, se volete dei portali. Se prendete il mago quantico c'è l'iniziazione alla magia quantica e via dicendo. Okay. Perché? Perché l'iniziazione ci mette in diretta, ok? In diretta connessione con il soggetto o l'oggetto al quale ci stiamo iniziando. E questo facilita tantissimo le cose. Perché è vero che noi possiamo tranquillamente lavorare con la Dea o con le Dee anche senza iniziazione, quante persone lo fanno. In realtà l'iniziazione è un dono raro, non è facile trovare libri o corsi che donano l'iniziazione, attenzione, non è così facile. È una cosa che io inserisco volontariamente perché ne comprendo la potenza anche come esoterista, non è così facile. Se abbiamo la possibilità di riceverla, che cosa succede? Che i nostri lavori sono tutti potenziati. Noi certo che possiamo lavorare con Tara, Durga, Miriam Maria, tutte le Ariane Rod, tutte le meravigliose Dee che sono qui anche senza l'iniziazione. E sicuramente le Dee ci aiuteranno e sicuramente il nostro potere sarà implementato. Però, come tu dicevi, se riceviamo l'iniziazione abbiamo la chiave per avere un potere maggiore. Perché, stando appunto alla traduzione dei tibetani, è una trasmissione di potere. Quindi, come dire, è come avere una bella macchina e metterci la benzina di base e funziona, oppure, adesso non sono molto esperta, forse Piari conosce meglio di me l'argomento automobili, la benzina quella con tanti ottani, giusto? Com'è quella con tanti ottani? Sì, presumo di sì, no, neanche io sono esperto di benzina. Ci sono le benzine potenziate che puliscono il motore, ti fanno andare più veloce, aumentano le prestazioni. Ecco, diciamo così, l'iniziazione è la nostra benzina potenziata, quindi ci permette veramente di espanderci ancora di più rispetto a quanto potremmo fare senza. Farei un paragone magari più sugli impianti stereo, magari è come prendere quella radiolina che trovavi nei detersivi una volta per ascoltare un pezzo musicale, o prendere una stanza e farla in Dolby Surround e ascoltare lo stesso brano. Hai tutta un'altra trasmissione per parlare di energia, tutto un altro livello di trasmissione energetica. Esatto, oppure l'MP3 con un concerto dal vivo, non so, una roba. Esatto. Andare alla Scala di Milano per dire, ma abbiamo tanti bellissimi teatri, sì. Ascoltate un concerto lì con questi meravigliosi musicisti, oppure scaricate l'MP3 di bassa qualità, magari neanche tanto regolare, dove senti proprio le cose malissimo. Ecco, è la stessa cosa più o meno, quindi sì, proprio così. E infatti anche questi esempi qua mi danno la possibilità di dare insomma un altro appunto a quello che stiamo dicendo, ovvero tipo se io
vado ad ascoltarmi l'opera o un concerto alla Scala, oppure scarico l'MP3. Certo, l'MP3 lo scarico da casa, comodo, sono qui collegata al computer, l'ascolto. Per andare alla Scala di Milano mi devo vestire adeguatamente, devo uscire, devo comprare il biglietto, eccetera. Tutte quelle cose, quelle azioni che spesso non si è disposti a fare. Però è un'esperienza completamente diversa. È un'esperienza quella di andare a sentire un concerto, un'opera dal vivo, completamente diversa, perché quella musica ti entra veramente nelle cellule. Le cellule la recepiscono, cosa che invece, adesso, diciamo un MP3, ormai ci sono tanti formati che forse sono anche diversi oggi, però ovviamente come capite la mia conoscenza in merito è molto superficiale. E non è detto che entri nelle cellule, anzi a volte la cellula lo può percepire anche come una frequenza distorta. Ecco, a ricevere l'iniziazione è come dire, percepirai sempre quell'energia, quella vibrazione nella maniera corretta e la saprai sempre indirizzare correttamente per quello appunto per cui l'hai invocata o evocata quella vibrazione. Concordi, Gaia, anche nella tua esperienza ovviamente quotidiana in questo? Assolutamente sì, è bellissimo quello che hai detto e spiega molto bene il concetto. Io lavoro tantissimo con le iniziazioni. Come sapete, anche chi mi segue, tutti i miei allievi in tutta Italia, anche qualcuno all'estero, le mie accademie sono praticamente tutte, quasi tutte iniziatiche. Quindi l'Accademia della Dea Madre, per esempio, che ha dentro tanti corsi, eccetera, sono tutti corsi con iniziazione. La Scuola Mistica ha tutti i corsi annuali con l'iniziazione. Perché? Perché l'iniziazione ci dà la possibilità di entrare in connessione, di insegnare le nostre cellule ad entrare in una certa frequenza e a rientrarci sempre in maniera precisa, senza sbagliare. Non è che si possa sbagliare, non c'è niente nell'universo che sia intrinsecamente un errore, però c'è la precisione e l'imprecisione. Insomma, se io voglio andare da Milano a Roma, posso prendere l'autostrada e sapere che ci arrivo diretta, o posso prendere tutte le stradine laterali, magari ci metto il triplo del tempo e alla fine finisco a Bari. Ok? E dopo devo riprendere la strada per riuscire ad arrivare a Roma, per fare un'altra metafora semplice. Quindi, esattamente, l'iniziazione è quella chiave, è quella strada, è quello strumento che ci aiuta inconsciamente, inconsapevolmente, perché poi alla fine è tutto un discorso di vibrazioni, a stare sulla giusta frequenza. E quando stai sulla giusta frequenza i lavori che fai sono molto più precisi, molto più potenti. Quindi sì, esattamente, proprio così. Grazie per questa bella metafora che hai usato. Grazie a te, Gaia. Perry, volevi dire qualcosa? Che poi ho una domanda da fare a Gaia. Vai pure, perché no, in realtà, vabbè, la dico. Volevo chiedere se in questi doni dove ci si può lavorare c'è anche l'energia creativa. Certamente, assolutamente. Allora, quando abbiamo ricevuto la nostra bella iniziazione e vogliamo andare a lavorare poi con le specifiche idee che hanno tutti i loro vari doni, ci sono questi piccoli lavoretti energetici che si possono fare, no? Che trovate alla fine di ogni capitoletto sulle varie idee. Questi lavori sono molto, molto semplici in realtà, quindi sono dei piccoli mantra, delle visualizzazioni, delle cose veramente alla portata di tutti. E c'è sempre la nostra parte creativa. Proprio perché lavoriamo con la Dea, ma anche perché stiamo lavorando con le energie. Quindi quando noi, per esempio, vogliamo lavorare, non lo so, ammettiamo, sull'amore, una cosa che piace sempre a tutti, l'amore di coppia, per chi è single vuole un partner, oppure per chi è già in una relazione vuole rafforzarla. E che cosa possiamo fare per fare questo? Invochiamo la Dea che si occupa di questo, con una piccolissima frase, perché sono riti proprio semplici, che si possono fare anche al mattino appena svegli, prima di andare a lavarsi i denti, ok? Invochiamo la Dea, facciamo una piccola visualizzazione e se vogliamo recitiamo il suo mantra 3 volte. E possiamo ripetere questo rituale tutte le volte che vogliamo, anche tutti i giorni, anzi io consiglio di ripetere un po' i rituali, perché
insomma, i rituali, le preghiere, le meditazioni vanno un pochettino ripetute. Ci sono anche dei numeri sacri che ci aiutano, per esempio ripeterli per 9 volte, 27 volte, 33 volte, ok? E quando noi facciamo questo, attiviamo la nostra creazione e la nostra creatività. Soltanto immaginando la scena che noi vogliamo realizzare, che so, trovare il principe azzurro o la principessa azzurra o la principessa rosa, crea nella nostra mente il movimento creativo proprio. Quindi, certo, assolutamente sì, è un atto creativo. E in più, volevo anche aggiungere una cosa in riferimento a quello che è stato detto prima, c'è un piccolo vantaggio in questo, diciamo, in questo percorso che io propongo rispetto, per esempio, ad andare alla meravigliosa Opera di Milano ad ascoltare i concerti straordinari, che si può fare tutto a casa. Quindi, nel momento in cui avete il libro, non vi serve altro. E c'è, diciamo, il bello dell'iniziazione, del lavoro potente, del lavoro potenziato, anche con questi vari ritualini, queste meditazioni che sono proposte, quindi la potenza dell'iniziazione, la potenza all'estremo della dea, ma con una situazione di grande facilità. Cioè, si può fare sul divano di casa vostra, vi mettete lì tranquilli la sera, spegnete la TV, staccate un attimo il cellulare, se volete vi mettete un po' di musica soft, se volete vi accendete una candela, un incenso, ma non è necessario, non è indispensabile, potete farlo se vi va, e ricevete l'iniziazione. Vi rilassate 10 minuti, fate questa bellissima cosa, lasciate le energie scorrere, facilissimo. Più facile che lavare i piatti, dico sempre, più facile che lavare i piatti. Questo non significa, essendo facile, che sia meno potente, attenzione, è comunque potentissimo. È reso facile dalla dea stessa, perché voi sapete che in tutte le religioni, le spiritualità, sì, sta assistendo in questo momento a una progressiva semplificazione, che non vuol dire togliere potenza alle cose, vuol dire renderle più fruibili. Una volta, 100 anni fa, per ricevere un'iniziazione di questo tipo, dovevate essere parte di una confraternita iniziatica da un sacco di anni, avere fatto un sacco di tirocini, passaggi di grado, sotto iniziazioni, per poi infine riuscire ad arrivare qui. E va bene, erano dei percorsi potentissimi. Oggi il mondo è più veloce, no? Una volta per ascoltare la musica, quando non esisteva il grammofono, dovevate andare appunto nella sala da concerti, poi è stato inventato il grammofono e poi è stato inventato l'MP3. Quindi diciamo che tutto tende un po' ad essere reso fruibile, e questo è un vantaggio perché ci consente di fare lavori energetici straordinari comodamente da casa nostra, ecco, in semplicità e in tranquillità. Anche tutte le meditazioni, i mantra, i lavori che potete fare con le varie dee sono facili, sono semplici. Certo, poi se volete approfondire, andate a studiarvi i rituali più potenti delle dee, che sono delle varie religioni, per esempio il più semplice che tutti conosciamo, il rosario. Il rosario alla Madre Maria, a Miriam Maria, di cui parlo in questo libro, il rosario è un rito meraviglioso che può essere fatto a lei. Ovviamente dovete sapere come farlo e non è difficile, però insomma ci vogliono almeno 20 minuti, sapere tutte le preghiere, recitare tutti i misteri, ecco, quindi è già qualcosa di un po' più articolato. Volete fare un rituale della tradizione buddista, Vajrayana, con la Dea Tara? In bocca al lupo, nel senso, sono rituali dove è richiesto fare tantissime visualizzazioni, tantissimi mantra, tantissime posizioni. Si può fare, io li faccio, quindi si possono fare, però lo scopo di questo libro era dare degli strumenti semplici che tutti possono usare, certo con la possibilità poi di andare a approfondire ulteriormente. Se vi innamorate di Tara, andate poi a vedere le sadhana di Tara, le trovate anche su internet, oppure andate in un monastero buddista, ricevete l'iniziazione anche lì, di Tara specifica, che, oppure la ricevete sul mio sito, dove ci sono tutte le iniziazioni, le varie idee specifiche, le trovate sul sito dell'Accademia della Dea Madre, e poi potete fare delle sadhane, quindi delle ritualità molto più articolate. Ma non è indispensabile, se vi piace lo fate, altrimenti avete i vostri strumenti facili sul comodino, però... È un upgrade. Esatto, un upgrade. È un upgrade. Ecco, ecco, una cosa che volevo ovviamente sottolineare, io sono quella che puntualizza sempre, è proprio questo aspetto, la semplificazione, che come dicevi tu, che anche per me è importantissima, la semplificazione è
semplicemente, scusate il gioco di parole, il fatto di rendere comprensibile quello che si sta facendo. E poi, come dicevi tu, ovviamente si può rendere più complesso andando poi a conoscere. È un po' la parte inversa di quello che si faceva appunto in tempi più antichi. Si partiva dal complesso per rendere poi semplice. Oggi si parte dal semplice per rendere più complesso. Sono anche cambiati i tempi, è cambiata la popolazione, eccetera. Però un altro aspetto su cui io volevo focalizzarmi è questo. Non può essere qualcun altro che fa quel rito per te. Quindi è vero che semplifichiamo, che rendiamo tutto fruibile, però poi se non si fa, certo, non puoi delegare questo aspetto, che spesso e volentieri, no, mi puoi fare quel rituale? Ma quel rituale dovresti farlo tu. Certo. Mi puoi fare non è che posso recitare io il rosario per te, sei tu che devi recitare il rosario per te. Adesso dico questo, ovviamente il mantra o quello che vogliamo, sei tu che lo devi fare. Quindi ritorniamo sempre al discorso di prima, Gaia, io te lo semplifico, ovvero ti do la macchina per andare al teatro e l'opera, perché così fai prima rispetto ad andare a piedi. Però ci devi andare. Ecco, è un aspetto importantissimo, perché oggi si tende sempre a delegare anche proprio questo tipo di aspetti. Allora, velocemente, so che questo è un argomento che aprirebbe ovviamente un grande dibattito, però mi piacerebbe magari in sintesi che ci spiegassi, Gaia, visto che insomma tu sei una studiosa delle religioni, come è cambiato il culto della Dea Madre dalle origini a oggi. Ovviamente so che è talmente ampia la cosa, però magari le parti più essenziali, se ce le vuoi raccontare. Chiedo alla Dea Madre di attivare il dono del potere di sintesi, diciamo così, in 5 minuti la storia dell'universo. Allora, il culto alla Dea Madre è cambiato, ma in realtà non è cambiato. Perché? Perché c'è sempre un elemento fondamentale che ci lega alla Dea, che è l'amore. Ok? Quindi, qualsiasi sia la Dea, il volto della Dea che noi veneriamo, qualsiasi sia il giorno della settimana o la fase lunare in cui noi la pensiamo. Dea Madre significa mamma. Come spiego nel libro, c'è un'etimologia meravigliosa alla base della parola mamma. Am, in sanscrito, e in altre varie declinazioni, è la stessa radice della parola mamma e della parola amore. Come se l'amore l'avessero inventato le mamme. In effetti, se noi andiamo indietro, proviamo a pensare, no, all'epoca neolitica, magari, o anche paleolitica, i nostri antenati, in un contesto in cui la natura era molto dura, bisognava sopravvivere, spesso si moriva di fame, c'era freddo, non c'erano i vestiti, si viveva una vita che è molto diversa da quella che noi oggi, diciamo, viviamo, no? Dov'è che si vedeva l'amore? Dov'era più eloquente l'amore? Nella mamma con in braccio il suo bambino. Quindi tutto parte dall'amore e tutto torna all'amore, e questo libro è un invito ad aprirsi all'amore. Ad aprirsi all'amore della Dea verso di noi, perché ci ama tantissimo, ci ama infinitamente, farebbe di tutto per noi. E anche ad aprirci al nostro amore per la Dea, no? Perché ci deve essere una reciprocità. Quindi si parte dall'amore e si arriva sempre all'amore. In questo senso il culto della Dea non è mai cambiato. Quello che cambia sono le varie forme, è vero, sì. Diciamo che nella storia delle religioni, le primissime religioni sembra che fossero proprio, come anche ha messo in luce una studiosa, la Gimbutas e tante altre, erano religioni soprattutto focalizzate sulla Dea Madre. Quindi sembra che, tornando indietro di migliaia di anni, la prima forma di devozione da parte dell'essere umano sia stato verso il volto femminile della sorgente, incarnato poi negli elementi della natura che conosciamo, quindi la luna, la terra che produce cibo ed è molto simile alla mamma che allatta
quindi dai cibo al suo bambino. Come vedete c'è sempre, no, un archetipo doppiamente messo in luce, cioè la nostra vita del microcosmo, la nostra vita umana semplice con i grandi movimenti del macrocosmo. La terra è la grande nutrice. Quindi tutti i culti più antichi, la maggior parte, erano culti dedicati alla dea come dea terra e successivamente come dea luna. Poi, con tutti i nomi naturalmente che si sono generati nel corso del tempo, con le statuette della Dea Madre, avete presente? Potete andare a mettere su Google, su internet, statuetta della Dea Madre, e vi usciranno queste statuette preistoriche con queste donne, con questi pancioni, questi sederoni, no? Sono anche un po' strane a vederle con i nostri occhi, ma in realtà erano proprio la fertilità. La donna era espressione della dea soprattutto in un momento che è quello fondamentale per gli antichi, il parto, la gravidanza, no? Quindi queste donne, queste dee con questi grandi seni, con queste grandi pance, erano le dee che generavano prole. Dovete considerare che noi adesso abbiamo un incremento demografico assurdo, siamo in troppi sulla terra. Ma questo soltanto dall'ultimo secolo. Prima il problema era l'opposto, il problema era riuscire a sopravvivere. Quindi la dea era colei che metteva alla luce, che aiutava le donne a rimanere incinte, a partorire, che aiutava le famiglie ad avere il cibo, i campi a produrre il grano e tutto quello che serviva per vivere. La dea era la regina della casa e quindi in generale la madre terra, tutto ciò che ha a che fare proprio con la nostra vita familiare e quotidiana. Poi piano piano si è sofisticato sempre di più il culto alla dea. Ovviamente nelle varie religioni sono nati tutti i vari culti alle singole dee, alcune hanno, diciamo, sono state divinizzate a partire da esperienze umane. Pensiamo a Maria, la madre di Gesù, per esempio, era una donna incarnata come noi, no? Però ha avuto il dono grandissimo di mettere al mondo un figlio divino, come viene chiamato, no? Il figlio di Dio, come viene chiamato nel cristianesimo. Quindi poi nel tempo si è messo in luce come Maria potesse essere effettivamente un'espressione della Dea. Nel cristianesimo Maria non è considerata una Dea, attenzione, c'è solo un Dio che è il Dio Padre, però la sua figura è molto simile a quella di una Dea, perché ci sono stati sostituita dallo Spirito Santo, perché in realtà la famiglia divina è padre, madre, figlio, no? Come ci insegna anche la cultura cuna, la cultura hawaiana. Loro hanno padre, madre, figlio, noi abbiamo padre, figlio, Spirito Santo. Certo. No, in realtà l'energia è quella della madre. Certo, tenendo presente che lo Spirito Santo e Maria hanno dei punti in comune molto forti. Primo perché lo Spirito Santo in una parte della tradizione ebraica è femminile e non maschile. Noi lo chiamiamo spirito, ma in realtà dovrebbe essere spirita. Cioè dovrebbe essere vista al femminile. E poi perché Maria diventa madre di Gesù con, diciamo, proprio l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi Maria e lo Spirito Santo sono molto collegati. Brava, esattamente. Quindi a volte si parte da esperienze umane, a volte no, a volte ci sono dei profeti, degli illuminati, dei chiaroveggenti che entrano in connessione con delle forze femminili di cui poi parlano gli altri, ok? Quindi dipende come nascono poi i vari singoli culti. Certo si è che il culto della Dea non si è mai esaurito. Pensate proprio, diciamo parlando di Miriam Maria, la mamma di Gesù, io lo spiego molto bene questo nel libro, il suo culto non nasce a caso, ok? Non nasce solo perché il cristianesimo cresce e quindi la mamma di Gesù chiaramente viene valorizzata, ma nasce il culto di Maria e viene rafforzato soprattutto a partire dall'anno 1000, perché purtroppo l'ebraismo da cui derivava, diciamo, poi il cristianesimo, aveva lasciato un po' un vuoto su questo. L'ebraismo è un pochettino più spinto sul culto del Dio Padre, anche se originariamente sembra che gli ebrei avessero una Dea Madre, poi nel tempo è stata un po' persa per strada. Quindi quando il cristianesimo si è diffuso anche in Occidente, e qui invece c'era forte il culto della Dea, perché i Celti, per esempio, veneravano la Dea, ok? Avevano tantissime dee ed erano tradizioni fortemente sciamaniche, quindi l'accento sulla dea femmina era forse un po' più forte rispetto all'accento sul dio padre. I greco-romani avevano tutti il dio e la dea, sempre, avevano tanti dei e tante dee, avevano Artemide, avevano Era, che erano molto venerate. E quindi quando il cristianesimo arriva qui, gli manca un pezzo. Se c'è Gesù che è un maschio, c'è Dio Padre che è un maschio e lo Spirito Santo che le hanno fatto cambiare orientamento, diventa un maschio anche lui, e come facciamo? E qui manca qualcosa. E allora, questo lo spiega molto meglio, per esempio, nelle Debbie di Avalon, l'autrice, no? Se vedete il film è molto bella la scena finale, e allora si vede
come questo vuoto, questa madre divina che vuole continuare ad essere presente, si fa conoscere in una nuova forma, che è quella di Maria. Quindi quando noi veneriamo Maria, la mamma di Gesù, in realtà ci portiamo dietro tutti i culti pregressi della Dea. Pensate che la maggior parte dei santuari mariani, soprattutto quelli più famosi, Lourdes, dove Maria è apparsa nell'Ottocento e guarisce le persone, Lourdes in realtà era un luogo di culto delle antiche dee, dell'antica signora bianca, come ci dice Robert Graves nel suo libro, che era la dea, diciamo, dei Celti, ok? Lì c'è la potenza del femminile, oggi noi veneriamo Maria. E notate che Maria, quando è apparsa a Lourdes, ha dato a Bernadette, la piccolina, la veggente analfabeta che l'ha vista, un comando molto interessante: bacia la terra e scava nel fango per tirare fuori la sorgente sacra. Quindi guardate come persino Maria, che si dice cristianesimo, è lontano dal discorso della madre terra. No, non è lontano per niente. Sono soltanto forme che hanno preso, diciamo, diverse maschere, come tu dici, ma in realtà si torna sempre lì. Maria, che appare a Lourdes, chiede alla piccola Bernadette di baciare la terra. E questa richiesta viene fatta anche in molte altre apparizioni. Sono mariologa, come sapete, studio queste cose. Spesso Maria dice bacia la terra e spesso Maria dice ecco la sorgente sacra. Qual era la dea delle sorgenti sacre prima del cristianesimo, qui in Europa? La dea Brigid, la dea celtica. Quindi la dea dei Celti, Brigid, la più amata, quella che si festeggia alla Candelora a febbraio, era la dea del fuoco e dell'acqua, quindi l'accenditrice delle stelle e la creatrice di sorgenti di guarigione. Guarda caso, in moltissimi santuari di Maria, che spesso, fra l'altro, sono collocati proprio in concomitanze di antichi culti delle dee precedenti, spesso ci sono le sorgenti d'acqua taumaturgica. Quindi è meraviglioso questo. Il libro ci insegna anche ad abbattere un po' le nostre sovrastrutture, no? Noi siamo molto schematici, ok? Io sono cristiana, quindi per me è solo Maria. No, io sono pagana, quindi Maria non esiste, è un'invenzione della Chiesa. No, è la Dea, ragazzi, non ci sono confini. I confini li mettiamo noi. Questo libro ci insegna a lavorare con tante idee di tante tradizioni per capire che alla fine si arriva sempre alla Grande Madre e per capire che si arriva sempre alla Dea dentro di noi. Poi, ovviamente, ognuno può avere le sue predilezioni, magari c'è qualcuno che si trova molto bene con Maria, chi con Tara, chi con altre dee, ma non c'è problema, ok? Perché fa tutto parte dello stesso diamante, sono tutte facce dello stesso diamante. Grazie Gaia, in merito alle nebbie di Avalon mi sento anche di suggerire magari a chi non l'ha visto, abbiamo fatto proprio una puntata con Perry e con Vittoria Fornari dove abbiamo parlato proprio di questo film, quindi che lo trovate sui nostri canali, quindi grazie per aver accennato a... alle nebbie di Avalon, che è sicuramente un modo forse più tradizionale di capire un po' la storia di quella parte dei Celti che noi conosciamo come la saga di Re Artù, insomma, ecco, quindi di Morgana, di Mago Merlino, insomma, eccetera. Allora, Gaia, siamo in conclusione, ci stiamo avviando ovviamente alla fine. Io ti ringrazio tantissimo per tutto quello che ci hai detto, per tutti questi bellissimi spunti che insomma speriamo che le persone siano interessate ad andare ad approfondire. Insomma, tu dai anche degli strumenti pratici che oltre a essere libri, come dicevi appunto, possono trovare anche sul sito tante esperienze pratiche da fare, quindi grazie per questa bellissima puntata, grazie a Perry come sempre e io do appuntamento a tutti i nostri amici alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Grazie Gaia, grazie Perry. Grazie a voi, grazie Serena e Pieri, ricordatevi che se volete recuperare il libro alla bellissima libreria L'Alchimista di Bergamo lo trovate, li spedisci anche i libri, giusto Pieri? Certo che spedisci. Se potete andare a farvi un giro, andateci perché è un posto magico. La libreria L'Alchimista è magico, ok? Confermo. Però se potete,
Esatto, però se non potete, potete tranquillamente anche fare online, quindi ordinate il libro o quello che volete voi, tanti oggettini magici anche sulla Dea, così magari vi fate il vostro altarino, vi create qualcosa di bello, veramente di potente. Grazie, grazie a Serena, grazie a Pieri, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e veramente che la Dea espanda le sue meravigliose benedizioni su tutti noi e su tutto il mondo che ne ha davvero bisogno. Grazie. Grazie, grazie Gaia.